Se mi dimentico il cellulare a casa mi arrabbio e a volte torno a casa a riprenderlo, perché può essere utile in moltissimi casi. Se mi scordi il cellulare è una brutta cosa, perché non riesco a mettermi in contatto con i miei amici, quindi sono un po' nei casini. Però qualche modo troverò lo stesso per uscire, per far qualcosa. Mi arrangerò, non lo so, chiamando da una cabina telefonica o qualcosa. Quando il sabato sera mi dimentico a casa il cellulare, torno indietro a prenderlo, se posso. Altrimenti ho gli amici o ho un fidanzato da tanto, quindi se mi cercano, mi cercano su altri cellulari, su altri numeri. Vado a casa e lo riprendo per forza. Strippo? No, mi sento persa, perché sono troppo abituata ad averlo, mi sento persa se non ce l'ho. Mi sento fuori dal mondo. Non mi sento in contatto, perché adesso ho bisogno, non so con chi chiamare, cosa fare. Se esco normalmente e lo dimentico, mi dà fastidio, perché comunque non riesco a stare senza il telefono. Perché se i miei hanno bisogno mi devono chiamare, se io ho bisogno devo chiamare. Però di solito quando vado in discoteca lo lascio sempre a casa, perché comunque ho paura che me lo rubano, quindi lo lascio a casa senza problemi, non mi scoccia molto. Se me lo dovessero togliere non lo so, a tornare indietro così, perché alla fine è banale dire che è molto utile, però è così. Sì, insomma, non si usano più le cabine telefoniche, quindi no, ho un buon rapporto, nel senso che non ci sto attaccata 24 ore su 24. Però comunque mi è molto utile. Il cellulare lo uso molto, capito, per mettermi in contatto con i miei amici più stretti. E sì, soprattutto per quello, per chiamare, mandare messaggi ai miei amici. Più alle ragazze, perché è più, come dire, è più intimo, tipo. È più intimo, non lo so. È più bello, secondo me, i messaggi. Con le ragazze, con i ragazzi no. Con i miei amici preferisco comunicare col cellulare. Ci diamo appuntamento oppure parliamo un po' così per passarci il tempo, per divertirci. Poi ogni tanto Facebook, anche se mi dà un po' fastidio il fatto che adesso non se ne può più fare a meno, perché comunque spesso scopro che mi hanno invitato a fare cose e io, non avendo controllato il PC, tipo non sono riuscita ad andare al cinema o comunque soprattutto cose di svago, quindi nulla da perderci. Su Facebook parlo con i miei amici e a volte gli chiedo i compiti se sono stata assente. Nelle chat, quando parli con gli amici, magari non è comunque come parlare a voce, perché ci possono essere fraintendimenti e non senti il tono della mia voce, non sei scherzoso, sei serio. Ci sono molte sfumature che ovviamente non puoi recepire. Infatti io dopo un po' mi scoccio, perché preferirei chiamare a volte e basta.